Buonasera, è stata una giornata di guerra. La parola guerra è echeggiata come forse mai in passato da tanti anni. Tanti, tanti anni. Si parlava di guerre lontane. Ma parlare di guerra in Europa, in una delle capitali dell'Europa, è qualcosa di diverso. A parlare di guerra non sono stati commentatori in cerca di iperboli. È stato lo stesso presidente francese, François Hollande, che ha parlato di un ISIS che ci ha dichiarato guerra. Parole forti, ma non del tutto immotivate. È da ieri sera che stiamo compiendo, come tutti e come è doveroso, il nostro ruolo di informazione, perché quello che sta succedendo a Parigi ci riguarda direttamente, e non per vicinanza, per amicizia, e per tutte queste cose, non per l'Europa, ma perché il rischio è effettivamente è comune. Sono bastati a quanto pare 8 o addirittura 7, secondo le parole del procuratore parigino, 7 kamikaze ben preparati per compiere una serie di azioni, 7 ne sono state contate, sincronizzate per portare la morte a Parigi. E questo può succedere anche altrove, come è chiaro, nel momento in cui l'ISIS ritiene che sia stato l'Occidente a dichiarare guerra all'esercito del Califfato, che è impegnato in una guerra vera, quella civile in Siria, e l'altra, strisciante, in Iraq. E per questo l'ISIS colpisce in Europa, per questo motiva le sue azioni terroristiche ingiustificabili e purtroppo solo commentabili in Europa, nelle città in cui ha già colpito, e a Parigi lo ha fatto, e del resto soltanto nel gennaio scorso, Charlie Hebdo, il supermercato Cacher. Ebbene, di fronte a questo dobbiamo avere le idee chiare. Innanzitutto fare informazione in maniera chiara. Sono bastati 7 o 8 uomini, forse anche una donna, nel comando per portare la morte, una carneficina all'interno di una sala concerto stipata di 1500 persone, e a cercare di fare ancora di peggio nello Stade de France, in cui c'era una partita importante, l'amichevole Francia-Germania, 80.000 spettatori, lo stesso capo dello Stato francese. Uno dei kamikaze ha tentato di entrare con un regolare biglietto nello stadio. Se ci fosse riuscito, oggi parleremo di un bilancio ancora più terribile. Eppure terribile è comunque, 129 morti già accertati, almeno 99 feriti gravi. C'è anche un'italiana di cui non si hanno notizie, una studentessa veneziana. Ci sono anche italiani tra i feriti, sentiremo la testimonianza diretta di uno di loro, che è stato raggiunto poco fa telefonicamente. Ma poi vi daremo conto di tutto quello che è successo e di tutto quello che oggi si è tentato di fare per porre riparo, per porre un argine, per rispondere alla guerra che è stata dichiarata in Francia, ma anche in Italia. Cominciamo allora, tra 30 secondi, questo telegiornale. Dopo la notte della carneficina, Parigi e la Francia contano le vittime, il cui numero continua a crescere, ora è a 129, e i feriti, ce ne sono 99 in condizioni gravi. Per Hollande è l'ISIS ad aver compiuto quest'atto di guerra attraverso un commando suicida, in cui erano anche un francese, dei belgi, un siriano arrivato in Europa come rifugiato e forse anche una donna. Uno dei kamikaze aveva provato a entrare nello Stade de France, dove erano 80.000 spettatori. Sarebbe stata un'ecatombe. Nella sala concerti il maggior numero delle vittime, 89. Ascolteremo il racconto di un italiano rimasto intrappolato dentro al Bataclan, che ha visto ferire la ragazza che era con lui. Non si hanno notizie di una studentessa veneziana. Le autorità francesi inaspriscono le misure di sicurezza oltre i limiti dello stato d'emergenza. Si teme infatti una coda di azioni terroristiche. In Italia livello di allerta 2, vertici dell'ordine pubblico per tutta la giornata e incontro tra i rappresentanti di tutte le forze parlamentari e il governo. E poi le fortissime parole del Papa. Buonasera, Parigi.
l'Europa, il mondo il giorno dopo. Si temevano le code di quello che è successo e che rimarrà purtroppo indimenticabile nei libri della storia contemporanea. Ieri sera, tra le 9:30 e le 10:30 della sera, la notte dell'incubo più lungo e peggiore per Parigi. Una notte di guerra, molti decenni dopo la fine dell'ultima guerra conosciuta in terra europea. Ma vediamo subito quali sono le novità su quel comando, su quei 8 nella rivendicazione, ma 7 secondo quanto è stato detto poco fa dal procuratore francese che ha in mano l'inchiesta, 7 kamikaze che divisi in 3 gruppi hanno seminato il terrore e la morte nel centro di Parigi. Sono morti in 7 gli assassini di Parigi, uno dei pochi dati conosciuti, ma quanti erano davvero gli individui che hanno attaccato la capitale francese? Non è dato saperlo, oltre a quel numero 7, poco altro, la consegna dei vertici francesi è quella del silenzio. Dal Belgio, la novità più importante, tra le numerose persone arrestate a Molenbeek, quartiere fiammingo di Bruxelles, nelle ultime ore, vi sarebbe anche un uomo che, proprio a suo nome, avrebbe noleggiato un'auto con targa belga ritrovata davanti al Bataclan e presumibilmente usata dagli attentatori. All'interno i biglietti di un parcheggio di Molenbeek, dove già a gennaio scorso venne sgominata una cellula jihadista. Per il resto, ieri sera a Parigi 2 attentatori sono saltati in aria all'interno del Bataclan. Qui la polizia ha ucciso un terzo elemento, aveva 30 anni, era schedato dai servizi di sicurezza, era conosciuto, nato e cresciuto a 35 km da Parigi. Ripetiamo, era noto all'intelligence antiterrorismo. Altri 3 attentatori sono entrati in azione forse per primi davanti allo Stade de France. Uno di loro doveva avere le idee ben chiare, arrivato ad un ingresso con regolare biglietto sarebbe stato respinto per il suo abbigliamento, scrive il Wall Street Journal. A questo punto è scattato il piano B, una volta allontanato si è fatto saltare in aria davanti al cancello dello stadio, un altro è saltato in aria in Boulevard Voltaire. L'unico elemento nuovo è che accanto ai 2 corpi degli assassini sono stati trovati 2 passaporti, uno siriano, l'altro egiziano. Quello siriano sarebbe intestato ad un profugo sbarcato all'Eros in Grecia il 3 ottobre scorso. Viene comunque da chiedersi perché si siano fatti saltare in aria col passaporto in tasca. Un kamikaze era pronto anche per il Bataclan e non ha mancato l'appuntamento esplodendo con la sua cintura davanti alla sala concerto. 7 apparenti certezze, forse divise in 3 squadre, dice il procuratore, ma chi li ha appoggiati? Le testimonianze parlano di gente ben armata, vestita in modo strano. Si è parlato di grandi giacconi, non possono essere entrati in Francia se arrivati da fuori con mitra ed esplosivi. Se parte del comando è riuscita a scappare, in qualche modo ha trovato rifugio, e qui c'è il mistero della Citroën Berlingo che nel primo pomeriggio ha forzato un posto di blocco direzione Parigi. A bordo ci sarebbero stati 4 uomini armati, di loro non c'è traccia. Le indagini ovviamente non si fermano. A settembre i servizi francesi indicavano in 500 i combattenti transalpini vicini a Stato Islamico e gruppi jihadisti. Quanti ne siano rientrati non si sa, forse gli assassini vanno cercati anche qui, ma di sicuro non hanno agito solo in 7. Abbiamo lasciato chi ci ha seguito ieri sera nella lunga diretta la situazione quando erano le 2 di notte, una situazione catastrofica. Più di 100 morti, la sala concerto ridotta purtroppo a un cimitero al coperto. E poi tutto quello che si diceva riguardo allo Stade de France e riguardo ai 2 ristoranti che erano stati colpiti. E l'indeterminatezza su quello che sarebbe potuto succedere il giorno dopo. Allora vediamo il film della giornata di oggi, subito. La Tour Eiffel è chiusa, annuncia il messaggio sul tabellone elettronico. Sotto le grandi arcate di ferro ci sono soldati in assetto di guerra. È Parigi la mattina dopo, Parigi dove è in vigore lo stato d'emergenza, dove scuole, cinema e musei sono sbarrati, dove la gente è incollata ai televisori a rivivere la notte passata. Sono le 9 quando all'Eliseo comincia la prima riunione del Consiglio di Difesa convocato da François Hollande. Più o meno negli stessi minuti riunioni di altissimo livello si stanno svolgendo a Berlino, a Londra, a Madrid e a Roma. Un paio d'ore dopo il discorso del presidente francese alla nazione. Questo è un atto di guerra dell'ISIS pianificato dall'esterno con complicità interne. È un atto di barbarie assoluta e la Francia sarà a sua volta spietata contro la barbarie dell'ISIS. Passa meno di un'ora e arriva la risposta dell'ISIS, un messaggio in cui si rivendicano le stragi senza mezzi termini. È solo l'inizio dell'inferno. Il presidente siriano Assad dice che il terrorismo è la conseguenza delle politiche sbagliate della Francia e di tutto l'Occidente. A Parigi tutte le manifestazioni, tutti gli assemblamenti sono proibiti almeno fino a giovedì prossimo, ma a poco in città, col passare delle ore, cresce la voglia di testimoniare, di dimostrare che la follia dei terroristi si può e si deve combattere.
Davanti al Bataclan, il locale della strage, un gruppo di bikers depone un mazzo di fiori. Lo stesso gesto viene compiuto davanti ai ristoranti. Fluctuat nec mergitur, qualcuno scrive su una bandiera, il motto di Parigi, significa naviga ma non affonda. Oggi è un messaggio di resistenza. I parigini fanno la fila negli ospedali per donare il sangue per i feriti. Sul web partono gli appelli di amici e famiglie per avere notizie dei propri cari coinvolti negli attentati. Fuori e dentro la Francia comincia lo stillicidio degli allarmi. A Gatwick, aeroporto di Londra, un volo viene bloccato. A bordo viene trovato un cittadino francese con un'arma. Dalla Germania arriva la notizia che l'arresto di un montenegrino, trovato in possesso di un carico di armi pochi giorni fa, potrebbe essere legato alle stragi di queste ore. Le autorità francesi sono riservatissime, un messaggio viene inviato agli organi di informazione perché evitino fughe di notizie e illazioni, ma poco a poco cominciano a filtrare le prime informazioni, a cominciare dai passaporti che sarebbero stati trovati sui luoghi degli attentati. E la stampa belga da parte sua rivela c'è un filone che lega gli attentati al quartiere Molenbeek di Bruxelles, dove oggi sono state compiute una serie di perquisizioni. Già Molenbeek, ma andiamo a vedere adesso in diretta da Parigi la nostra inviata Adriana Bellini. Adriana, com'è la situazione in questo momento? Sembra che lo Stato abbia ripreso in mano la situazione, la gente è tornata a uscire, non ci sono più le immagini spettrali della città svuotata dei suoi abitanti e riempita di uomini dell'esercito. Esatto, direttore. Questa mattina quando sono arrivata francamente si respirava un'atmosfera davvero surreale, non c'era nessuno, non c'era traffico, scuole chiuse, negozi altrettanto, musei, insomma una paralisi totale, mentre poi invece con il passare delle ore piano piano la città ha cominciato a rianimarsi, quindi adesso con il calare della notte ci sono più persone in giro, ci sono tanti che vogliono rendere omaggio alle vittime. Io sono accanto a pochi metri dal Bataclan, il luogo di una di queste carneficine, il luogo simbolico dove probabilmente sono morti tantissimi giovani, e sono tanti i giovani che arrivano da questa mattina, ma ancor più questa sera, come dicevi, perché la città si sta in un certo senso svegliando a rendere omaggio, a posare un fiore, una candela, tutta la zona è illuminata da piccole candele, così come e già che gli ci altri, siamo, se mi luoghi. Consenti Adriana, se mi consenti, hai ricordato i giovani, il Bataclan, sentiamo subito quello che ci riguarda direttamente, cioè la situazione per quanto riguarda i nostri connazionali. Ce n'erano molti, a quanto pare, nella folla dei 1500 che avevano pagato il biglietto per quel concerto rock al chiuso nella celebre locale parigino. Le loro condizioni nel servizio, e poi sentiremo subito dopo anche una testimonianza diretta. Erano tutti insieme, Valeria Solesine, il suo fidanzato Alberto, la sorella di Alberto e il suo compagno. Stavano ascoltando il concerto rock nel Bataclan quando i terroristi hanno iniziato a sparare. Poi il panico, la gente che scappa e urla. Solo qualche minuto dopo Alberto si accorge che Valeria non è più accanto a lui. In quel caos la intravedono a terra, forse ferita, trovano anche il suo portafogli con i documenti e il cellulare, poi più nulla. Per tutto il giorno della ragazza non si riescono ad avere notizie. Veneziana, 28 anni, dottoressa in sociologia all'Università di Parigi, dove da 6 anni vive, Valeria non sarebbe nell'elenco delle vittime, dice la madre. Probabile che sia stata trasferita in un ospedale, ma essendo senza documenti forse non è stata identificata, soprattutto se non è in grado di parlare. Gli ospedali sono letteralmente blindati ed è dunque difficilissimo riuscire ad avere notizie, come conferma anche la Farnesina. Proprio per questo in realtà un elenco ufficiale completo di vittime e di feriti ancora non c'è, non tutti sono stati identificati. Nel Bataclan c'erano anche altri italiani, come Laura Polloni, 46 anni, di Senigallia. Lei era sotto il palco quando tutto è iniziato. È fuggita passando dietro le quinte insieme ad altre persone, ha sfondato le uscite di sicurezza ed è salita sui tetti. Poi sono rimasti tutti in silenzio fino a quando non sono arrivati gli uomini delle forze speciali che li hanno liberati. Solo mentre era lì, accucciata in silenzio, si è accorta che stava sanguinando. Era stata raggiunta da una scheggia di proiettili alla spalla. La stanno operando proprio in questi minuti. Con lei c'era Massimiliano Natalucci, 45 anni, anche lui di Senigallia, di passaggio a Parigi per lavoro, era diretto a Belgrado. E proprio Nicolucci è stato raggiunto poco fa telefonicamente dalla nostra Flavia Filippi. Sentiamo la sua testimonianza.
Massimiliano Natalucci, 45 anni, da Senigallia, imprenditore a Parigi per lavoro. Ieri sera lei era al Bataclan, ci racconti tutto fin dal primo istante. Mi è successa una cosa incredibile, cioè, adesso non trovo neanche le parole per raccontarmi perché sono ancora un po' scioccato, mi devo ancora riprendere. Con questa mia amica eravamo a un concerto e all'improvviso abbiamo sentito degli spari, no? E ci siamo girati e abbiamo visto entrare degli uomini armati con dei mitra, tutti vestiti di nero, però a volto scoperto. Erano 3 o 4, adesso non mi ricordo bene. Poi ci siamo subito buttati per terra e sparavano all'impazzata, alla cieca, una cosa incredibile. Cioè, non saprei dire per quanti minuti hanno sparato continuamente, cioè 15-20 minuti. Erano giovani? Poi, parlavano? Sembravano lucidi? Sì, erano penso che abbiano avuto sui 25 anni, tra i 20 e i 30 anni, adesso non saprei, comunque erano tutti scuri di carnagione, capelli scuri con la barba, capelli corti, tutti vestiti di nero, avevano facce di arabi, sembravano di origine araba, non saprei dire che nazionalità. Parlavano tra loro? Parlavano in francese, ma io non capisco bene il francese, non so cosa dicessero sinceramente. Cos'altro ricorda? Ricordo la gente che mi cadeva a fianco, cioè avevo morte a destra e a sinistra perché sparavano all'impazzata, c'era sangue dappertutto, ero tutto sporco di sangue, mi ricordo, e strisciando sui cadaveri ho cercato di allontanarmi il più possibile dai terroristi che non erano tanta distanza, sono stati a 4-5 metri da me, e quando sparavano dalla parte opposta mi spostavo, quando sparavano dalla mia parte facevo finta di essere morto e non mi muovevo, e poi purtroppo non era un vicolo cieco perché non dava sull'esterno, quindi portavo in un ufficio a un piano superiore, quindi ci siamo ammassati lì quelli che siamo riusciti ad andare al piano superiore, eravamo stipati in una stanzicina aspettando che la polizia arrivasse, ma abbiamo aspettato tantissimo, 2 ore. E quando c'è stato il blitz? Abbiamo sentito una grossa esplosione, tipo c'era del fumo, penso che abbiano buttato lacrimogeni, abbiamo sentito degli spari e poi più niente. Penso che i terroristi siano stati uccisi subito appena la polizia è entrata. 30 anni fa lei si salvò dalle iselle, un paragone è azzardato, se lei dovesse dire cosa è stato peggio ieri? No, sicuramente ieri, perché se avevo i terroristi che mi guardavano in faccia a 3-4 metri e sparavano all'impazzata, no? No, sinceramente ieri ho pregato, ma non ero sicuro di farcela, pensavo a un certo punto di non farcela più. Questa testimonianza ci fa capire il clima di terrore assoluto per lunghissimi minuti là dentro, in quella sala concerto. Che cosa è successo? Ricostruiamolo. Sono le 21.50 di ieri sera quando comincia il più sanguinoso degli attacchi terroristici simultanei che sconvolgono Parigi, quello alla sala concerti Bataclan nell'undicesimo arrondissement, dove è in corso il concerto della rock band Eagles of Death Metal di fronte ad una platea di 1.500 persone. 4 terroristi, tra i quali probabilmente anche una donna, fanno irruzione al grido di Allah è grande e iniziano a sparare sulla folla dando il via alla carneficina. C'erano cadaveri e sangue dappertutto, raccontano dei testimoni scampati all'attacco. Un centinaio di persone vengono prese in ostaggio, altre riescono a darsi alla fuga, documentata da uno scioccante video girato con il telefonino da un giornalista di Le Monde. Daniel Zegni, a sua volta, rimasto ferito ad un braccio nel tentativo di prestare soccorso. Si vede il momento in cui decine di persone fuggono in preda al panico da un'uscita laterale. 3 spettatori tentano di scappare dalle finestre troppo alte perché possano riuscire nel loro intento. Rimangono aggrappati ai davanzali in quella che resterà impressa come una delle immagini simbolo delle stragi del 13 novembre, tragicamente rievocativa dell'11 settembre. Sulla strada restano i corpi di molte vittime. Dentro l'incubo è tutt'altro che finito. Si sentono lunghe raffiche di colpi di armi automatiche. I terroristi stanno uccidendo gli ostaggi uno ad uno. Fuori si preparano le teste di cuoio per un blitz che fin dall'inizio sembra inevitabile, entrano intorno a 12:30.
3 terroristi si fanno saltare in aria, uno viene eliminato dalle forze speciali, i sopravvissuti riescono finalmente a uscire dalla sala concerti uno a uno, ma sul palco e nella platea dell'enorme arena coperta la scena che si presenta davanti agli occhi delle teste di cuoio francesi è orripilante, 89 cadaveri e circa 80 feriti. Ma come sappiamo da stasera, quello che doveva essere l'obiettivo più grande dal punto di vista del bilancio di vittime nelle intenzioni del comando terrorista era proprio lo Stade de France. Uno dei kamikaze aveva tentato di entrare con un regolare biglietto nello stadio dove erano stipati quasi 80.000 spettatori. Immaginate cosa sarebbe successo. E comunque vediamo cosa è successo. 3 esplosioni nel giro di pochi minuti allo Stade de France. La prima alle 21.17, la seconda 3 minuti più tardi. E Francia-Germania si trasforma in un incubo. Sugli spalti i tifosi festeggiavano il vantaggio per 2-0 dei Bleu. Poi quei 3 boati scambiati inizialmente per i soliti petardi. Nessuna interruzione del gioco, ma su molti telefoni cellulari cominciava ad affacciarsi il terrore. A fine partita si è capito quello che stava accadendo, e cioè che la Francia era sotto attacco, che il presidente Hollande era stato portato via per timore che fosse anche lui un possibile bersaglio. I terroristi avevano deciso di colpire anche uno dei simboli di questa Francia, lo stadio di Saint-Denis, appunto. È qui che si giocherà la finale degli europei a giugno ed è qui che la Francia, 17 anni fa, festeggiò il titolo di campione del mondo. Era la generazione dei Zidane, dei Thuram, dei Desailly, emblemi di una nazionale multietnica e vincente nel nome dell'integrazione. Un attacco pianificato nei dettagli che ha sorpreso le forze dell'ordine, schierate per gestire i normali flussi di una partita amichevole. Il rumore di tante sirene e degli elicotteri hanno fatto capire che qualcosa non andava. La conferma quando lo speaker dello stadio ha annunciato che in seguito a un incidente metà delle uscite erano bloccate, invitando i tifosi a dirigersi verso quelle controllate dalla polizia. Poi sono iniziate a circolare le notizie dei primi morti, un numero indefinito ma sempre crescente. Verso lo stadio hanno iniziato a convergere le forze dell'ordine e di lì non c'è voluto molto per capire che le esplosioni erano state provocate da 3 kamikaze che si erano fatti saltare in aria davanti all'impianto. Uno di loro, in possesso di un regolare biglietto di entrata, è stato fermato al cancello per il controllo. Quando è stato respinto per il suo abbigliamento, si è fatto esplodere. La preoccupazione è cresciuta, insieme al timore che la fine degli attacchi fosse ancora lontana. Moltissimi spettatori, spinti dalla paura, hanno occupato il terreno di gioco, convinti che lì ci fosse la salvezza. Immagini anche queste che non dimenticheremo, così come quelle dei giocatori che nel tunnel dello spogliatoio guardano increduli il monitor di un televisore che racconta la tragedia. Si è andati avanti così per un'ora, poi è cominciato il lento deflusso scandito dal canto della Marsigliese. I giocatori francesi lasceranno l'impianto alle 2 di notte, quelli tedeschi dormiranno allo stadio per poi di mattina presto tornare in Germania ancora sgomenti. Avete visto l'immagine che è entrata accanto a quella del servizio dallo Stade de France, l'immagine del Colosseo, perché? Perché in questo momento, l'avete visto, andiamo a tutto schermo, il Colosseo è stato spento, le luci del Colosseo sono state spente e spente resteranno per 5 minuti, come quelle della Fontana di Trevi. È il segno della partecipazione italiana al lutto mondiale per quello che è successo ieri sera a Parigi. 23 ore dopo l'inizio di questa tragedia, che ancora purtroppo per tutti noi non è finita, di cui non conosciamo ancora le conseguenze immediate e a più lungo termine, ecco, nel pieno di tutto questo c'è anche un momento doveroso di lutto comune in Europa, nel mondo e anche in Italia attraverso questo gesto simbolico. Ma ci resta da vedere ancora un'altra parte di quello che è successo ieri. La grande sala concerto, il grandissimo stadio nazionale di Saint-Denis, ma anche altri obiettivi per i terroristi.
Le Petit Cambodges e le Carillon, un ristorante e un bar all'angolo tra Rue Bichat e Rue Alibert nel decimo arrondissement. E da qui alle 21.25, pochissimi minuti dopo le prime esplosioni nei pressi dello Stade de France, che comincia l'assalto al cuore di Parigi. Uomini armati cominciano a sparare contro i clienti dei due locali, affollati a quell'ora da chi ha scelto di cenare fuori, il venerdì sera. In un primo momento, racconta un giornalista del quotidiano Le Monde presente sul posto, abbiamo pensato a dei petardi, poi siamo fuggiti dalla parte opposta. A terra però rimangono i corpi senza vita di 12 persone. Quattro minuti dopo, le 21.29, a un centinaio di metri di distanza, si sentono gli spari di armi automatiche contro la pizzeria italiana La Casa Nostra, su Rue de la Fontaine au Roi. Muoiono in cinque, le immagini amatoriali mostrano gli istanti immediatamente successivi con i poliziotti, pistole in pugno, appena arrivati sul posto. Passano pochi minuti, 8, forse 9, e la scena del terrore si sposta poco più a sud, nell'undicesimo arrondissement, all'incrocio tra Rue Federbe e Rue de Charonne. Un uomo scende da un'auto e apre il fuoco con un fucile di grosso calibro contro la terrazza del ristorante La Belle Equipe. Spara a ripetizione, raccontano i testimoni, ha il tempo di ricaricare il fucile e ricominciare. Uccide 18 persone, tra le vittime c'è anche un poliziotto in borghese, poi il terrorista risale sulla vettura e va via indisturbato. Cinque minuti dopo, su Boulevard Voltaire, un viale, la direttrice lungo la quale i terroristi hanno scelto i loro obiettivi nel centro di Parigi, c'è un'esplosione. Solo dopo molte ore si scoprirà che uno degli assalitori ha azionato la sua cintura esplosiva e si è fatto saltare in aria nei pressi della terrazza di un'altra brasserie, Comptoir Voltaire. Sono le 21.50, sono passati appena 25 minuti dalla prima azione contro Petit Cambodges e Le Carillon. In quel quadrilatero tra il decimo e l'undicesimo arrondissement sono morte già 36 persone. È a questo punto che comincia l'assalto alla sala concerti Bataclan. Sarebbero due gli attentatori, due dei kamikaze di ieri sera che sono stati registrati poche settimane fa in Grecia come aspiranti rifugiati in Europa. È la notizia che arriva adesso dalla polizia di Parigi. Ma vediamo ora brevemente cosa il governo francese sta decidendo di fare e poi quali sono le misure che riguardano il nostro paese. Un attacco pianificato da fuori e messo in atto, con complicità interne, insomma, un atto di guerra dell'esercito dell'ISIS che si è avvalso però anche di terroristi francesi. Assorbito lo shock tremendo delle prime ore, Hollande torna a parlare al paese. La consapevolezza del presidente francese di essere un potenziale obiettivo nell'attacco allo stadio, dal visibile sgomento del messaggio in TV di mezzanotte, oggi si è trasformata in determinazione e con toni duri Hollande annuncia le decisioni del governo. Dalla prima mattina alle riunioni, alle Eliseo si succedono senza interruzioni col presidente, il primo ministro francese Valls e il ministro dell'interno Cazeneuve. Lo stato d'emergenza proclamato già nella notte contempla il massimo possibile nelle misure di sicurezza, frontiere super sorvegliate e se necessario chiuse, l'esercito in rinforzo a Parigi, perquisizioni e fermi senza necessità di autorizzazione e in mattinata il responsabile degli interni annuncia anche il divieto di manifestazioni e assemblee con 1.500 uomini in più dislocati nelle strade. I prefetti avranno poi il potere di decretare il coprifuoco, ma lunedì comunque le scuole riapriranno. Al termine del Consiglio di Difesa arriva l'annuncio che proprio dopodomani il Presidente parlerà alle due Camere del Parlamento riunite al Castello di Versailles per informarle sulle misure da adottare. Un evento eccezionale con pochi precedenti nella storia repubblicana francese. Come eccezionali saranno i provvedimenti che, secondo indiscrezioni, potrebbero interessare alcuni profili costituzionali, in sostanza diritti civili da sospendere nell'emergenza per motivi di sicurezza. E andiamo a vedere in Italia. È stata una giornata febbrile dal punto di vista degli incontri, dei vertici e anche del confronto tra le forze politiche. Una cosa che succede di rado in Italia, tutti insieme a Palazzo Chigi, rappresentanti di tutte le forze parlamentari, a vedere appunto se c'è un sentiero comune nella lotta contro il terrorismo, nelle misure di sicurezza per salvaguardare il paese. 2015, l'anno orribile della Francia, per ben due volte sotto attacco con i servizi di sicurezza che in entrambi i casi non sembrano al di sopra di ogni sospetto.
Quando viene assaltata la redazione di Charlie Hebdo 10 mesi e 7 giorni fa, i due fratelli Quashi entrano nel palazzo ben poco protetto, nonostante sia un obiettivo dichiarato degli integralisti. Massacrano i giornalisti e quando escono spadroneggiano in strada, freddano un poliziotto e riescono a scappare a bordo di una Citroen C3, neutralizzando un posto di blocco con la sola potenza di fuoco dei loro Kalashnikov. In una Parigi sotto assedio, con centinaia di poliziotti e militari schierati in strada, i fratelli lasciano indisturbati la città. Come se non bastasse, il giorno dopo il 32enne Amédi Coulibaly uccide una poliziotta a Montrouge, zona sud della capitale, per poi barricarsi in un supermercato cachère e freddare 4 ostaggi prima di essere abbattuto dalle forze speciali. Intanto i fratelli Quashi per 2 giorni tengono in scacco il paese, facendo ben poco per nascondersi. Sono segnalati in varie località e alla fine vengono circondati e uccisi in una tipografia della cittadina di Dammartin-en-Gueule. Il fallimento dell'intelligence è evidente quando si scopre che nel 2008 Sherif Quashi era stato arrestato per terrorismo e condannato a 3 anni in quanto membro del gruppo terroristico di Abu Musab al-Zarqawi, che reclutava estremisti combattenti. Un ragazzo noto ai servizi francesi, dunque come ben conosciuto, era anche Coulibaly, arrestato e condannato più volte. Il cortocircuito si ripete nel massacro di Bataclan, dove uno dei kamikaze, un ragazzo francese di banlieue di 20 anni, risulta schedato dai servizi segreti, mentre un altro era addirittura registrato come rifugiato, entrato in Europa passando per l'isola di Lesbo. Falle che ancora una volta tirano in ballo la sicurezza francese, ma non solo, e che riportano in primo piano il delicato dibattito su quanti diritti e libertà occorra sacrificare sull'altare della sicurezza. E infatti questo è il problema, vi avevo già detto, è stata una giornata importante anche per l'Italia, allerta 2, con Alessandra Sardoni. Brevemente, vediamo che c'è l'ormai famoso commissario di Roma, Tronca, il prefetto Tronca. Che misure allora, Alessandra? Sì, allora, commissario Tronca, che è venuto qui per il silenzio che è durato il tempo in cui è stato spento il Colosseo. Però, commissario Tronca, quali misure saranno prese per Roma? Sicuramente saranno prese tutte le misure necessarie da parte delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza. E l'innalzamento dell'allerta, lei come lo ha giudicato, la decisione del Ministero dell'Interno, che cosa si può tradurre nella città? Ogni misura che viene presa di questo livello è una misura assolutamente idonea, opportuna e andrà rispettata e deve essere rispettata nel modo più efficace ed efficiente possibile. Non ci vuole dire quale, insomma? Quali sono? No, ha detto qualsiasi. È una domanda che deve fare al prefetto o al ministro. Grazie Alessandra. Abbiamo preso al volo, ovviamente, era la prima volta che potevamo ascoltare anche il commissario di Roma. Peraltro, proprio la presenza di Tronca ci ricorda una cosa che vi vogliamo partecipare. In realtà l'Italia non è evidentemente un obiettivo prioritario. Ci sono stati 6 mesi di Expo che potevano essere a loro volta un bersaglio per il terrorismo, eppure non è successo assolutamente nulla. È molto probabile che la Francia sia, virgolette, orrendamente punita per quello che succede in Siria, dove ha bombardato le postazioni dell'ISIS. Però è vero che l'allerta è stato innalzato in una giornata, ve lo dicevo prima, che è stata costellata da vertici e dichiarazioni. Stanno attaccando il nostro modo di vivere, ma i terroristi non vinceranno. La libertà è più forte della barbarie e della paura, dice stamattina il presidente del Consiglio Renzi. E dopo la notte di guerra a Parigi, la reazione italiana si mette a punto nei vertici sulla sicurezza a Palazzo Chigi e in Viminale. C'è un salto di qualità nel terrore, anche se non c'è una minaccia circostanziata, è la valutazione dei nostri servizi. Ma nessun paese, naturalmente, può dirsi a rischio zero. Come dimostra Parigi, possono esserci obiettivi imprevedibili. E l'unica risposta, spiega il ministro dell'Interno Alfano, è fare di tutto per diminuire il coefficiente di rischio. E abbiamo immediatamente elevato il livello di allerta nel nostro paese. L'abbiamo portato al secondo livello, che consente l'assetto operativo dei reparti speciali delle forze dell'ordine, con la possibilità di intervento immediato e con la possibilità del coinvolgimento delle forze speciali militari.
Siamo appena sotto il livello più alto che scatta in presenza di un attacco. Si rafforzeranno le misure di sicurezza e i controlli sul territorio e alle frontiere. 700 militari in più da domani a Roma in vista del Giubileo. Nessuna tolleranza verso chi predica odio nelle moschee e più controlli sull'immigrazione. Oltre alla risposta sul fronte sicurezza, Matteo Renzi lancia un'iniziativa politica inedita che richiama i tempi dell'unità nazionale negli anni di piombo. Chiedo a tutte le forze politiche di avere il massimo della responsabilità. Questo è il tempo in cui si deve stare insieme, uniti. I capigruppo di maggioranza e opposizione sono convocati a Palazzo Chigi per il tardo pomeriggio e tutti accolgono l'invito. C'è un cambio di passo nella minaccia terroristica in Occidente, dice Renzi. La sfida durerà anni, ma la supereremo. Come abbiamo vinto la lotta al terrore interno e alla mafia, l'opinione pubblica è scossa e deve sentire l'Italia unita e l'appello del governo. Grande sobrietà dai 5 Stelle che di fronte al terrore scelgono una linea di basso profilo a Palazzo Chigi sui social network. Parlano di shock, deplorano, solidarizzano con la Francia sotto attacco. Toni calibrati anche dalla sinistra vendoliana a reagire uniti. Lasciamo le polemiche agli sciacalli, dice Scotto. Il leader della Lega Salvini alza i toni dando degli imbelli a Renzi e Alfano chiedendo di chiudere le frontiere e combattere, reagire. Militarmente. L'Italia ha 30 missioni di pace o di guerra in giro per il mondo, andiamo a chi ci ha dichiarato guerra, anche perché ci hanno detto arriviamo a Roma. Quindi io non vorrei che ci fosse qualcuno al governo che pensasse noi non facciamo niente, noi non li disturbiamo, noi facciamo finta di niente, così non ci toccano, è suicida. Toni analoghi sono usati da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che registra un video da Parigi. Vogliamo dichiarare guerra all'ISIS, in Iraq, in Nigeria, in Siria, in Libia, ovunque il califfato abbia alzato le sue bandiere. Suonano solo un po' diverse le parole di Silvio Berlusconi che parla di carenza di leadership dell'Occidente, di nullità dell'Europa e chiede di porre fine alla guerra commerciale contro Mosca per mettere insieme sotto l'egida dell'ONU una coalizione anti-ISIS perché il rischio concreto, dice, è quello che esploda la terza guerra mondiale. Ma su tutto le vere dichiarazioni che hanno fatto scalpore per come sono state rese, per le modalità ma anche per la sostanza. Sono quelle di questa mattina, di Papa Francesco. Io sono commosso e addolorato. Non capisco, ma queste cose sono difficili da capire. Fatte da esseri umani. E per questo sono commosso e addolorato. E prego, sono tanto vicino al popolo francese, tanto amato, sono vicino ai familiari delle vittime e prego per tutti loro, ma non ci sono giustificazioni per queste cose. Soprattutto non ci può essere una giustificazione religiosa. Religiosa è umana, questo non è umano e per questo sono vicino a tutti i soffrono e a tutta la Francia che la voglio tanto bene e ti ringrazio tanto di chiamarmi. Queste le parole di Papa Bergoglio. Poco fa, parlando alla televisione francese in diretta, il primo ministro francese Valls ha detto l'impegno e l'azione francese in Siria contro l'ISIS continuerà. Non ci faremo intimidire. Valls definisce il nemico da combattere molto ben organizzato. E ha confermato le parole di Hollande. Noi siamo in guerra. Ci fermiamo. Non perdetevi, dopo di noi, la puntata speciale di 8:30 tra gli ospiti di Lilli Gruber da Parigi, in collegamento l'ex premier Enrico Letta e c'è anche Massimo Cacciari e non solo, ci sono altri ospiti. Appuntamento subito dopo la sigla del TG, tra pochi secondi, con 8:30. Grazie, buonasera, domani.